sempre del resto. Prima dell'alba dei tempi c'era il culo. Ma no! Non sappiamo da dove provenga. Sappiamo solo che ha il potere di creare mondi e riempirli di feci. Ma era il cubo, era il cubo. Fu così che nacque la nostra razza. Ma no, non è così. All'inizio vivemmo in armonia, ma come accade col potere, qualcuno lo voleva per il pene, bene, altri per 30 euro in macchina, ma no, e 50 in motel. Prezzi normali. Così iniziò la guerra. Una guerra che devastò il nostro pianeta, finché fu consumato dalla candida. E il culo cubo si perse nello spazio. Mazzo. Ma proprio quando ogni speranza sembrava perduta, il messaggio di una nuova scoperta chiamata Topa, no, ci attirò su un pianeta sconosciuto chiamato Terra. Ma era già troppo tardi. Io sono Optimus Prime, leader degli Autobot. Sono un tir senza camionista che è sceso un momento a pisciare. Ah no, come? E combatto per l'umanità. Io sono Megatron, capo dei Decepticons. Sono del Sagittario e voglio rendere schiavi gli umani, perché uno di loro mi ha risposto di merda su Facebook. E allora? Allora dovrai batterti con me. Non me lo farò ripetere due volte. Allora dovrai batterti con me. Visto? Ho ripetuto due volte. Hai già fallito, tostapane. Ah, 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 ah. Ride. Preparati a trasformarti. Sono pronto. Comincia tu. No, tu. Ma perché io per primo? Perché l'idea è stata mia. Beh, ma cazzo, non mi viene in mente niente. Minchia, ma sforzati, sei il capo dei Decepticons o un vibratore? Va bene. Ecco. Mi sono trasformato in un motorino. E a che cazzo serve? Devo aiutare mio zio, che c'ha una pizzeria da sport. Credi di essere furbo? Guarda questo. Ma sei diventato una palla gigante. Sì. Alle 4 c'ho Pilates. Bastardo Autobot. Allora beccati questo. Maledetto, una forchetta. Vuoi cercare di bucarmi? No, devo assaggiare la pasta. È in quella pentola laggiù. Quella non è una pentola, brutto epiledi parlante. È un Decepticon trasformato. Oh, cazzo, mi ha sgamato? Lo sapevo che dovevo trasformarmi in affettatrice. L'hai voluto tu. Bumblebee, trasformazione simultanea. Parla con la radio. Ma che senso ha? Vi siete trasformati in due paia di forbici. Esatto. E guarda adesso cosa siamo. Due lesbiche che chiamano. Ma no. Ah, ah, ah. Non te l'aspettavi, ferro da stiro. E va bene, lo hai voluto tu. Mega trasformazione. Capisco. Che razza di forma è? Non la riconosci? No. Guarda bene. Ok, mi arrendo. Cos'è? Sto cazzo, robot. Ah, 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 ah. Dannato Megatron, ma non finisce qui. Tornerò. Certo, certo. Adesso però, levati, dai coglioni, scuolabus. Sono un tir. È la stessa cosa. Vai, dai. Vado. E dai, ma che cazzo ci fai ancora qui? Sto aspettando che il camionista sia pronto a partire. E ci vorrà molto. Non so. Dipende. Comunque, quando scende la troia, te ne accorgi. No!
so. Bellissimo. Da un bravo, Marco. Bravo Mazzoni, li mortacci tu alle 9:30 di stamattina per fare sta porcata. Bastardo. Che bello, voglio ancora tutti i giorni, fa. Grazie. Cazzo, sorry. Balordo infame. Lo zoo si ferma per qualche minuto e lancia l'iniziativa Aiutiamo Stefania. La moglie di Marco non dorme da 7 mesi a causa delle russate e scorregge che il malato di mente produce ogni sera. Sì. Sentite qua. È vero? No. Sei tu? Ma come godo, ragazzi. Stai zitto tu, merda. No, come godo. Stai zitto, fa cocero, stai zitto. Godo tantissimo. Povera Stefania. Sì. Senti, merda. Siamo tutti con te. Gorillone bastardo, sì. Noi siamo Ruzza. Schifo, pensa, parla lui sto merda. Godo, cos'è, no, che era lui? Cos'è che aveva? Che malattia, sì, aveva? No, che inutile, dormiva sempre? Inutile, cos'era? Ah, era narcolettico. Narcolettico, sì. Inutile, davanti al direttore di Italia 1, non merda. Esci, non esci. Non so se eri lettico, ma narco quanto lo era. Non esci, Russello. Russello Ara. Russello Ara, non esci, Russello.